Siamo a Bruxelles nel 1444 e alla corte di Borgogna si presenta un giovane italiano, pressoché adolescente. È stato invitato da Filippo il Buono, il duca di Borgogna, per essere educato insieme al figlio, Carlo il Temerario, al mestiere delle armi e alla sottile arte della diplomazia. Per un giovane nobile arrivare lì è come entrare in uno di quei racconti di cavalieri che accendono la fantasia. Perché la corte di Borgogna è famosa per il lusso, per l'eleganza, per l'amore per i tornei, per i banchetti, insomma per la magnificenza che esibisce in ogni sua manifestazione. Non dimentichiamo che molte signorie italiane la considerano un modello inarrivabile. Si chiama Francesco e delle meraviglie della corte di Borgogna ha sicuramente sentito parlare alla corte degli Este, visto che è il figlio illegittimo del signore di Ferrara, Leonello, che lo ha inviato all'estero per sottrarlo agli intrighi e alle malevolenze della corte. Ed eccolo qui, all'età di 30 anni, ritratto da Roger van der Weyden, è raffigurato di tre quarti su uno sfondo bianco avorio. L'abbigliamento non è sfarzoso o colorato, come si usa in Italia, e dove Leonello d'Este cambia la tinta dell'abito ogni giorno su indicazione dell'astronomo di corte. La veste indossata da Francesco è nera. Perché quel colore? Perché il nero è stato adottato da Filippo il Buono, per il lutto della morte del padre ed è diventato da subito il colore di moda alla corte di Borgogna, diventando anche il segno distintivo dell'eleganza sobria e minimalista di una vera aristocrazia. Dal collo e dalle maniche si intravede il bianco della camicia e una preziosa collana d'oro. Al dito mignolo porta un anello. Insomma, un vero gentiluomo borgognone. Tra le dita stringe un altro anello. Questa volta non si tratta di un ornamento, ma di un simbolo. Il gioiello può alludere alla vittoria in un torneo oppure a un pegno d'amore. Fin qui tutto torna. Un giovane gentiluomo elegante con un anello e forse una promessa amorosa. Ma c'è un elemento incongruo che attira l'attenzione: il martello a coda di rondine che Francesco tiene tra le mani. E allora osserviamo meglio il quadro. Ben evidente, su fondo nero, c'è lo stemma degli Este, sorretto da due linci. Il cimiero che lo sovrasta è sormontato da un'altra lince, ma questa volta bendata. La lince, simbolo di lungimiranza, è stata l'emblema di Niccolò d'Este e Leonello, alla morte del padre, ha scelto di bendarla in segno di lutto e di adottarla come sua insegna personale. Poi c'è una scritta, Vi re tu, che deve essere interpretata come Votre tu, interamente vostro. È una dedica? Probabilmente sì, d'amore, ma indirizzata a chi? Non lo sapremo mai. Certamente non ad un'italiana, altrimenti non si sarebbe rivolto a lei in borgognone. Però ci sono, ripetute due volte, le lettere M ed E, cioè Marchio Estensis, Marchese d'Este, e infine il nome di Francesco. Malgrado sia illegittimo, è pur sempre figlio del marchese Leonello d'Este. Il riferimento al padre è evidente nel simbolo della lince bendata, mentre le lettere Marchio Estensis, ripetute due volte, alludono al rango paterno e al titolo a cui Francesco sente di avere diritto. Ed ecco allora che si spiega anche il martello. Il martello in italiano antico è detto marchio, la stessa parola usata per marchese. Francesco lo tiene tra le mani in maniera ostentata, come a ribadire la legittimità della sua rivendicazione nobiliare, particolarmente importante in una corte attenta all'etichetta, come quella di Borgogna. In più, il martello è un antico simbolo di potere e di forza e forse allude ad una sua carica civile o militare. Tutto il dipinto rappresenta dunque la riaffermazione orgogliosa di uno status sociale. È il ritratto di una persona che donandolo a qualcuno a cui tiene, vuol confermare la nobiltà delle sue origini e del suo casato, malgrado la sua nascita illegittima. Non sappiamo se il dono fu accettato,
e se il messaggio fu compreso. Sappiamo solo che Francesco svolgerà ancora qualche missione diplomatica tra la Borgogna e l'Italia, per poi ritirarsi definitivamente in patria, dove resterà fino alla morte, nel 1482. Intanto Ercole I, figlio dell'ultima moglie di Niccolò III, diventa signore di Ferrara. E così gli Este conquistano il traguardo nobiliare più ambito, il titolo di duca. La corte estense ora inizierà a rivaleggiare per splendore con quella di Borgogna. C'è un ultimo elemento che ancora ci sfugge. Per quale motivo Francesco si sia fatto ritrarre nel dipinto con un martello proprio a coda di rondine? E potrebbe essere un elemento molto importante questo, perché sappiamo che nel Medioevo, così come nel Rinascimento, la simbologia e l'allegoria la facevano da padrona. Ma credo che sia un mistero che sarà difficilmente risolvibile. Bene, io non so come ringraziarvi per aver visto questo video, così come un ringraziamento particolare va a Grazia Agostini e al suo blog Senza Dedica, da cui ho tratto le informazioni per realizzare questo video. Non posso che salutarvi e augurarvi una buona giornata. A presto.